Cari amici Vuvian, bentrovati ad un nuovo appuntamento col mitico dottore. Siamo giunti al quinto episodio dell'ottava stagione, ovvero Rapina temporale, scritto da Stephen Thompson e Stephen Moffat. Questa storia è particolare perché, scopriremo nel finale, si tratterà di un loop temporale, cioè chi fa partire la telefonata che fa iniziare tutta l'avventura? Nel finale capiremo chi, cosa, quando e perché. Quindi è un vero e proprio loop temporale e già la cosa ci fa confondere. Ma in Doctor Who spesso la logica diventa illogica e, come sappiamo bene, le leggi scientifiche, fisiche, eccetera, eccetera, vengono molto spesso o quasi sempre stravolte. Stavolta il dottore e Clara si ritrovano riuniti ad una strana banda di scassinatori di banche. E sono quindi il dottore Clara, Saibra, che è una mutante, e un hacker, una sorta di uomo cyborg. Tutti quanti sono stati morsi da un verme della memoria che abbiamo già incontrato con Eleven. E sono obbligati appunto ad effettuare questa rapina nella banca. Riusciranno nell'intento dopo tante lunghe peripezie e anche intricate, per poi scoprire che alla fine della puntata il dottore e tutta la banda sono stati coinvolti in un vero e proprio salvataggio di una specie aliena. Ma non voglio aggiungere altro per non rovinarvi il bello. Però, essendo questa una recensione, da ora in poi inizierò a fare spoiler. È stato il dottore stesso, a fare quella telefonata che ha iniziato l'avventura. Perché appunto doveva salvare questa specie soggiogata, da questi cattivi, responsabili della banca. Non è che mi sia piaciuta tanto questa puntata, forse si era già capito, però diciamo che non mi è neanche dispiaciuta. Era una puntata, co come si suol dire, riempitiva. I vari indizi che poi, le varie valigie che i nostri protagonisti incontreranno e troveranno in tutta la puntata, erano stati precedentemente messi da questo misterioso architetto, che non era altro che il dottore. Appunto, ripeto, tutto ciò è stato fatto, tutte queste peripezie, per salvare una specie. Quindi potremmo dire una puntata naturalista, di salvataggio di una specie, quindi che finisce bene, e questo, ci fa capire ancora di più e conferma ciò che già si sapeva, che il dottore è davvero un uomo buono, è davvero una persona più umana spesso di certi esseri umani di nostra conoscenza, un alieno che dai tanti anni ha amato la nostra specie e quindi non è in un certo senso più un alieno, ma è un vero e proprio umano, un alieno diventato umano. E questa puntata ci svela proprio che il dottore non può essere cattivo, o se ha avuto dei, come posso dire, delle tentazioni o degli sbagli, non li ha fatti apposta, ma ha dovuto scegliere. E sappiamo bene che quando si sceglie, spesso bisogna affrontare dei compromessi, ma non è il caso del dottore. È una puntata di transito, quindi non so cos'altro aggiungere. Ci vediamo alla prossima puntata, il bidello. Ciao e don't be lasagna!